avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Jovi Spot dello staff di NMF, benvenuti nella player più di Belotti Tots con 90 di rating. Prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace arrivando almeno a 70 like e se vi va commentate qui sotto con dei giocatori che vorreste vedere nelle nostre prossime player review e condividete questo video per far crescere il canale di Noi Malati di Foot. Noi ci impegniamo tantissimo nel portarvi almeno un video al giorno e vorremmo un supporto anche da parte vostra, naturalmente con condivisioni, con like e con un commento. Non vi costa nulla e perderete circa 5 secondi di tempo per fare queste operazioni. Il primo pro di Belotti, Tots, controllo palla, abbiamo un 93 in carta. Il dribbling in generale è 91 con 3 stelle skill che per me sono un contro perché comunque sa dribblare abbastanza bene, è abbastanza agile, però le 3 stelle skill no, non ci stanno. Io voglio le 4 stelle skill, ragazzi. L'equilibrio è buono, riflessi buoni, l'agilità beh, è interessante. Tiro, altro pro, 93 in generale. Tranne il long shot che è un piccolo contro, dalla distanza difficilmente segnerete con lui, non dico che non segnerete, ma lo farete con una certa difficoltà. Invece sotto porta, ragazzi, non avete problemi. Tiro a giro fantastico, ragazzi, anche il pallonetto. La sua posizione in campo viene unita a Workers alto-alto, che è un piccolo contro, ragazzi. Alto-alto è... lo spingono un po' troppo in difesa. Abbiamo altro pro, fisico. 90 in generale, 90 resistenza, 90 forza, 87 aggressività. Resistenza ottima, la forza in game si sente, ragazzi, si sente tutta, l'aggressività anche perché gli permette di recuperare qualche pallone. Passaggio altro pro, 80 generale con un 98 passaggi corti, in pratica sa fare anche assist ed è una cosa molto interessante. 4 stelle piede debole, altro pro, piede preferito il destro. Velocità 87 in generale, non è lentissimo ma non è nemmeno un fulmine, per me questa velocità è più che giusta, mi piace. Altro valore in carta, 91 testa, 93 elevazione, 99 precisione di testa. Io purtroppo non sono un giocatore che crossa parecchio, quindi non posso valutare il suo colpo di testa, ma in alcune occasioni la colpiva abbastanza bene. Come alternativa vi dico Suarez tra le leggende Bergkamp nella nazione Immobile, nella Liga Higuain dello stesso livello Gignac, Tots. Il Sifano 85 di rating, l'Inform 83 e il Base 80. Io non ho provato le altre versioni. Vi consiglio un stile intesa che vada ad aumentare il long shot e se proprio volete, se volete magari più velocità. Questa carta costa all'incirca 140.000 crediti, l'85 22.000, l'80 1.700 crediti. Prezzi per PS4. È una carta da provare? Secondo me sì, ragazzi. Con 150.000 crediti circa vi portate a casa un attaccante italiano di tutto rispetto, ragazzi. Dunque, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 9-. Quel meno è dovuto anche al long shot che non è precisissimo. Magari avesse avuto anche le 3 stelle skill, ragazzi, gli avrei dato un 9. Se avesse avuto più velocità e un work rate migliore, gli avrei dato sicuramente un voto migliore. Dunque, la review è giunta alla sua conclusione. Se vi va, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Questo Jovi Spot vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!